Configurazione del PowerCenter 1000. Apri la Central Power Config Mobile App e aggiungi alla lista dei dispositivi il PowerCenter 1000. Sono disponibili due opzioni, tramite connessione Wi-Fi o Bluetooth. La modalità più semplice è sfruttare una rete locale. Per fare ciò, il 7KN PowerCenter 1000 deve essere collegato ad un router tramite cavo Ethernet. Se lo smartphone è connesso alla medesima rete, tutti i dispositivi COM possono essere acquisiti e visualizzati. Selezionando il dispositivo, visualizzo i suoi parametri. Se clicco sull'immagine del prodotto, il LED ACT lampeggerà per 10 secondi. Ora il 7KN PowerCenter 1000 può essere inserito per creare un nuovo progetto. In alternativa, il 7KN PowerCenter 1000 può essere aggiunto manualmente attraverso l'indirizzo IP. Questa opzione può essere necessaria in caso di connessione VPN. In alternativa, è possibile aggiungere il 7KN PowerCenter 1000 sfruttando la connessione Bluetooth. Per attivarla, basta premere brevemente il pulsante ad essa associata. A questo punto, se il Bluetooth è in funzione, il LED COM presenterà un lampeggio verde. Una volta instaurata la connessione, il LED verde diventerà fisso. Se entro 3 minuti la connessione non è stabilita, è necessario premere nuovamente il pulsante. Al fine di visualizzare il prodotto, va scansionato sullo smartphone il QR code del 7KN PowerCenter 1000. In questo modo il PIN viene automaticamente copiato e reso disponibile. Ora il 7KN PowerCenter 1000 è caricato sulla Power Config App.